desidero rivolgermi a ebrei e a musulmani per fargli notare che la loro visione che hanno di Dio è limitata e, riferendola a un Dio assoluto, è lacunosa. I motivi sono assolutamente razionali, ragionevoli. Se voi considerate che cosa è l'assoluto, sapete che l'assoluto indica una assoluta mancanza di determinazione. Ossia, se voi oggettivizzate l'assoluto attraverso un aggettivo o un sostantivo o un qualcosa che tenta di delimitare, di racchiudere Dio in una espressione qualitativa qualunque, allora immediatamente voi delimitate Dio, rendete l'infinito definito, commettendo il massimo errore che potete fare se lo riferite all'assoluto, ossia all'infinito. Cercate di renderlo definito. Ora, questa questione è molto ingannevole, perché voi pensate che, lasciando Dio onnipotente, assoluto nella sua potenza, lì, nell'alto di un mondo che rispetto a questo è in una posizione di comando, altra, per cui questo è in una condizione subordinata, sottomessa. Se voi pensate che facendo questo voi state facendo un grande servizio a Dio, perché ne esclumete il nostro limite, e non ve ne rendete conto, è grave. Bisogna che ve ne rendiate conto, e io sto cercando di farlo. Vorrei che sia ebrei sia musulmani non ce l'avessero con chi tenta di dibattere sulla verità. La verità non dipende né da me né da voi. Dipende da Yahweh, dipende da Allah, perché è l'unico depositario della verità. Ma è la stessa verità a cui si rivolge l'uomo, non sono due verità diverse. Di conseguenza, quando l'uomo cerca di indagare sulla verità, sta cercando di indagare su Dio, con i suoi limiti, certamente, ma con le possibilità di arrivare più vicino alla comprensione vera di Dio. Ebbene, se Dio è solo l'Onnipotente che è lì in alto e che ci comanda, capite immediatamente che noi gli abbiamo dato una etichetta. È onnipotente. Dire è onnipotente significa dire che ha ogni potenza, però significa dirgliela come una condizione. Perché se Dio ha ogni potenza, non potrebbe avere ogni impotenza, e immediatamente noi avremmo condizionato l'Onnipotente a non essere davvero onnipotente, ma schiavo della sua stessa potenza. Il mondo, nella sua esistenza, si divide in due momenti. Uno, quello in cui tutto esiste in potenza di un disegno. L'altro è quello operativo, reale, in cui il mondo divino si pone in atto. Essere in potenza
e essere in atto sono due condizioni dell'essere, entrambi riferibili al Dio dell'essere, che esiste in potenza ed esiste in atto. Fino a quando noi crediamo che Dio è lassù, onnipotente in potenza, e non è realmente in atto nel mondo reale, noi immediatamente escludiamo dall'essere totale di Dio tutta questa grande quantità dell'essere che è proprio quella che è perennemente davanti ai nostri occhi. È una parte enorme, importantissima e da riferire a Dio, perché tutto l'essere si riferisce a Dio. Ma quando si riferisce nei due opposti tra di loro, dell'essere in potenza e dell'essere in atto, che traduce la potenza in un'azione, tanto che quello che è in azione non è più in atto, e viceversa, quando noi stiamo affermando la presenza simultanea dei due opposti, allora, miracolosamente, noi creiamo un contesto complesso in cui esistono due valori uguali e contrari che si contraddicono tra di loro, come si contraddicono l'essere in potenza e l'essere in atto. Così può essere il Dio assoluto, se è simultaneamente in potenza e simultaneamente il suo contrapposto essere in atto. Quindi in potenza infinita e in atto definito. Da una parte onnipotente come l'infinito, dall'altra parte impotente come il determinato che rispetto all'infinito è proprio il suo valore contrapposto e determinato. Solo quando Allah, Yahweh, sono in cielo e in terra, solo in quel caso noi abbiamo l'onnipotenza, la potenza totale che è quella di essere potenza e impotenza. Certamente Dio non assume l'impotenza in se stesso, ma in una sua figura, in una sua rappresentazione attraverso personaggi. E il nostro mondo è la presenza immaginaria nel campo di un immaginario che poi, visto nel suo valore opposto, appare come reale. Quindi il nostro mondo reale deriva dal mondo immaginario percepito proprio in contrapposizione. E per questo noi possiamo dire che in questo mondo reale c'è la presenza di Dio, l'essere, calato in ogni essere che è in questo mondo, l'espressione definita di un infinito che si è determinato nel limite e nel peccato, proprio per poter essere potente in tutti i modi, ossia onnipotente, potente nel suo essere divino e onnipotente nel suo essere determinato. Perché ogni cosa che esiste può essere solamente in potenza. E io vi faccio un esempio concreto per farmi capire. Quando uno scrittore ha nella sua mente un libro, il libro esiste in potenza. Ma fino a quando il libro esiste in potenza, ha il limite di non essere determinato. E infatti nessuno può poggiarsi sulla determinazione reale di quello che esisteva in potenza per poterlo condividere. Un modello oggettivo ha questa dote, può essere
condiviso. Quando il libro diventa determinato in un libro vero e proprio, una molteplicità di io possono rifare lettera per lettera tutto il percorso reale di quell'infinito disegno. E quindi la determinazione di quello che è indeterminato è l'arricchimento, solo l'arricchimento, senza nessunissima impoverità, creazione di povertà, perché mette in condizione il disegno assoluto nell'idea pura di Dio in una comunione di possibile condivisione, pari pari, esattamente a come Dio l'ha concepito, lettera dopo lettera, lo stesso libro, lo stesso percorso ideale, la stessa musica, se immaginiamo le parole come note musicali che compongono proprio quella sinfonia che era nell'idea di Dio. Se noi questa sinfonia la lasciamo nell'idea di Dio e non si determina, è e sarebbe una povera cosa in sé, messa in relazione proprio alla dote prima che ha Dio, quella di essere Dio Padre che desidera una molteplicità di figli, ossia di enti che ripercorrano nella massima possibile varietà tutta la gamma delle tonalità, dei colori, delle immagini, delle percezioni, delle sensazioni con cui quello stesso libro, quella stessa sinfonia può essere letto o può essere udita e fatta propria. Quando Dio si mettesse in tutte le diverse posizioni di partenza, assunte in una molteplicità di uomini che siano l'espressione di ogni possibile uomo. Quindi quando Dio, che è infinito, avesse occupato questo infinito di determinazioni, che è impossibile raggiungere, perché la determinazione, quando è determinata, non può essere infinita, ma se appartiene a Dio, lo è. E allora immaginate una infinita determinazione all'interno di questo disegno. E Dio che assume in questa infinita determinazione ogni possibile soggetto reale per diversificarsi in base al limite e in base a un essere assoluto che ha assunto un limite preciso, dare a questo ente che ha assunto la croce del suo limite l'infinita vittoria su quel limite. Quando il Dio infinito assunte tutte le possibili posizioni nei vari figli, consente a ogni figlio, dopo di avergli attribuito la sua croce, la libera scelta di come uscire e liberarsi da quella croce, solo allora Dio ha dato assoluta libertà a ogni figlio, ma il risultato è stato che la soluzione determinata da ogni figlio ha creato una tale variazione di intendere l'essere di Dio che il Dio dell'essere è concepito in tutti i modi possibili e immaginabili a partire da una condizione determinata. E quindi, pur essendo determinato, è un Dio infinito in questa determinazione ed assume quindi la massima ricchezza possibile e immaginabile nonostante il limite della determinazione. È una determinazione, sì, ma infinita, in tutte le sue gamme, in tutte le sue risposte, in tutte le sue possibilità.
ecco come Yahweh, ecco come Allah, si arricchiscono dell'aspetto deterministico, superando quella croce dell'assegnazione ad ogni io della sua croce del limite. E allora immediatamente capite che quando dal filone di Abramo vengono fuori tre religioni e hanno tre capostipiti, perché sia l'ebraismo sia la fede musulmana riconoscono i tre patriarchi, ma riconoscono anche che l'ultimo patriarca, che si chiamava Giacobbe, è stato chiamato virtualmente Israele da Dio. E come mai al terzo patriarca è stato dato il nome Israele, che sarebbe stato poi il nome del popolo di Dio? Come mai questo Israele Giacobbe, con i suoi 12 figli, avrebbe fatto di queste 12 tribù di Israele nate da ogni figlio quello che il figlio ideale di Dio, quello che ha assunto realmente su di sé la sua croce, che ha avuto i suoi 12 apostoli, è stato proprio il fulgido esempio del figlio che Dio ama. I musulmani in parte hanno capito la figura di Gesù, invece gli ebrei l'hanno rigettata. Perché? Perché nel loro modo di vedere Dio uno, che non li ha messi in condizione di capire che il valore dell'unità riconduce ogni idea di Dio sempre a quel solo Dio che esiste. Io sono il solo Dio, non avrete un altro. Tanto che quanto re Manasse e re Amon sono tacciati di empietà perché celebrano tutte le forme con cui Dio è celebrato, riconoscendo che tutti erano il Dio Elohim, il Dio Yahweh. Non è possibile celebrare e venerare Dio in un modo qualunque senza che ciò sia la venerazione di quel Dio che esiste. Lo puoi chiamare Giove, lo puoi chiamare Amaterasu, lo puoi chiamare Allah o come vuoi tu, ma stai tenendo un rapporto tu con Dio, comunque tu lo chiami. Ma l'ebraismo, e io qui sto facendo un dialogo poggiato sull'intelligenza a queste altre due fedi, delle tre nate dal ceppo di Abramo, sto facendo questo ragionamento per fargli capire che loro hanno un padre che ha tre patriarchi e uno di questi tre li sintetizza tutti, essendo addirittura il popolo di Dio nella sua espressione di un quarto nome aggiunto. E questa è l'espressione reale assunta a livello personale da Dio, che dimostra di avere tre padri, e sono tre, però ce n'è uno di loro che ha il dono di riunirli tutti in unità, ed è il terzo. C'è un padre, c'è un figlio e c'è uno Spirito Santo. Il terzo è la figura dello Spirito Santo. E quando poi succede che il padre, Abramo, riceve l'ordine di uccidere il figlio, questo figlio di Abramo è il figlio rappresentato da un Dio trinitario, è il figlio del padre. Nel nostro mondo reale, Dio Padre esiste realmente nella figura reale di nostro padre reale. Il nostro figlio reale di Dio
è il nostro figlio reale, nostro. Noi uomini, che siamo nell'essere divino che ha assunto la croce del limite in ciascuno di noi, siamo in mezzo a questa serie di tre generazioni che ci mettono, diciamo, in una condizione trinitaria, di essere in mezzo, di avere un padre e di avere un figlio. E noi siamo lo Spirito Santo in mezzo, nostro padre e nostro figlio. E noi, in mezzo, nel nostro io, siamo quella sintesi tra i due opposti, padre e figlio, dell'unità. Quella sintesi uno che esiste tra 10 e decimo, perché 10 decimi sono l'unità, che è mezza in mezzo. I due opposti di mio padre e di mio figlio, quando sono in una divina compartecipazione assieme a noi, formano una triade, formano una trinità che ci collega in un modo meraviglioso alla nostra posizione in questo infinito albero genealogico che ha infiniti padri e infiniti figli. No, ciascuno di noi ha questo gruppo di tre, per cui è definito dal padre e dal figlio, e noi in mezzo siamo nella figura dello Spirito Santo. Ma quando ci riferiamo ai tre patriarchi, che c'è un padre, c'è un figlio e c'è un nipote, quello in mezzo era il figlio del padre, ed era il figlio del padre da sacrificare. Era il figlio di Dio, perché Abramo rappresentava Dio. Abramo è stato il primo che parlava con Dio. Ecco, vedete, se l'uomo non butta all'aria la sua intelligenza, si rende conto che immaginare Dio lontano, nel cielo, onnipotente, che osserva semplicemente la lotta che noi facciamo qui, poveri mortali, che dobbiamo essere in amore, paura del nostro Signore e Padrone che c'è dall'altra parte, che ci avrebbe lasciato liberi, per modo di dire. Perché? Se io ti dico, ti do il libero arbitrio, fai pure liberamente, ti dono il libero arbitrio. Se io sono una persona seria e ti lascio libero, non posso poi venire a dire, però non hai fatto quello che volevo io, e quindi io ti mando all'inferno. Altrimenti io ti ho dato una falsa libertà, ti ho detto guarda, ti lascio libero, però sta attento, devi fare quello che dico io, perché se non fai quello che dico io, vai all'inferno. Per cui quando poi ti do il decalogo, io ti do e ti dico quello che devi fare questo, se no vai all'inferno. Non va intesa così la legge di Dio, va intesa proprio nel primo dei quei 10 comandamenti, perché sono 10, ma sono uno, il primo, sono 10 e sono uno, il primo è quello che conta più di tutti. Io sono il Signore Dio tuo e non ne avrai un altro. Significa che qualunque idea tu ti faccia di essere tu il Padre Eterno, che decide umilmente nella sua vita se soffiarsi il naso, se respirare, se pregare Dio quando c'è un dolore o una malattia o andare dal medico, se farsi fare la trasfusione del sangue se uno è un testimone di Geova oppure no, e lasciare morire un bimbo che ha bisogno della trasfusione. Di fronte a questo dilemma l'uomo cosa deve fare? Cosa deve? Dio è l'unico, è un Signore unico, mai e poi mai ha dato a te
la possibilità di fare secondo il tuo volere, di avere il tuo volere, ma non di fare secondo il tuo volere, perché l'unico creatore che fa è Dio. In questo l'Islam ha ragione quando afferma che Dio è il padrone. È Dio l'unico che fa, ma fa nel modo di Gesù Cristo. Fa in un modo in cui il primo è il servitore dell'ultimo. È un ribaltamento del senso del comando. È un comando che diventa il servizio. Perché se Dio fosse solo un comandante e non fosse anche il più basso dei servitori, ancora una volta il Dio assoluto sarebbe determinato nel comando e non nell'obbedienza. Ma se Dio è assoluto, mentre comanda, è comandato. Ci sono tutte e due le condizioni, non ce n'è una senza l'altra. E ripeto, se voi osservate i tre patriarchi e il fatto che uno dei tre ha avuto poi in assunzione tutto il titolo di rappresentante del popolo con i suoi 12 figli, quando è nato il popolo di Dio e si è chiamato Israele, voi vedete benissimo che Israele, come popolo, infine ucciderà il figlio di Dio. Gesù è un figlio di Israele, ma è simultaneamente, rispetto a Israele e Giacobbe, quell'Isacco, quel suo padre, che doveva essere ucciso per ordine del padre. E di conseguenza Israele, popolo, uccidendo il suo figlio Gesù, ha ucciso il suo padre, il padre di Giacobbe, il padre di Giacobbe Israele, che era Isacco. E così facendo, l'impegno assunto dal nonno di Israele è stato compiuto dai discendenti di Israele, non dal nonno, ma da quelli che sarebbero venuti dopo. E qui c'è da notare proprio la cosa particolare tra due evangelisti del cattolicesimo, che in relazione alla discendenza di Gesù sono diversi. Uno è più attendibile dell'altro, perché per San Luca, che ha fatto la genealogia di Gesù al pari di San Matteo, Gesù è il 56esimo, se cominciamo a contare con Abramo. Ci sono 56 padri uno sull'altro, mentre invece per San Matteo è il 40esimo. San Matteo, che ha scritto un Vangelo ideale, raccontando in relazione alla nascita di Gesù tutto quello che idealmente doveva essere compreso, che ci fosse l'omaggio fatto dal potere dell'uomo, espresso da quei tre re magi, che ci fosse una stella seguita, che ai piedi della stella fosse fatto l'omaggio al figlio di Dio, con oro, incenso, mirra, e che poi ci fosse la fuga nel passato, andando in quel passato in cui era accaduto da qualche anno che il re Erode il Grande aveva ordinato la strage degli innocenti perché era corsa voce che era nato il Messia. San Matteo fa questa fuga nel passato e racconta nel suo Vangelo un racconto ideale. Ebbene, nel racconto ideale di San Matteo, Gesù occupa la generazione ideale, perché è proprio la 40esima a partire da Abramo. E ce n'è 10 padri, laddove il padre opera con il 10, in segno dell'unità di Dio. Ma ce ne sono altri 30 padri, uno sull'altro, nel segno della Trinità
di questa paternità data dal 10 del padre. Quindi quando io in partenza mi riferisco solo a uno dei due evangelisti, in quel 40, mi sto riferendo al Vangelo, quello ideale, non quello reale. Anche il numero 56 è particolarmente indicativo, perché indica all'interno del piano di Dio, che è 100, la sua parte reale, data dal 100 mezzi, quindi 50. E poi c'è tutto il lavoro nudo e crudo fatto in 6 giorni. Quindi 56 generazioni, quelle raccontate da Luca, che ha scritto un Vangelo di tipo storico, secondo le sue intenzioni, le 56 generazioni sono proprio le 50 come la realtà del valore assoluto 100 di Dio, messo in relazione, quindi il valore reale dell'assoluto, siamo a livello del giorno di Dio, il 50 è proprio il giorno di Dio nella sua parte reale, più i 6 giorni di lavoro. E essi pure rientrano, questa volta addirittura nell'idea di Genesi, in cui la creazione divina appartiene a un periodo di 7 giorni, di cui ci sono 6 giorni di lavoro, 3 per fare il lavoro sporco e 3 per fare il lavoro pulito, più un giorno che celebra la parte di Dio. E quando il Dio è assoluto, nel senso che è un piano 10x10, ed è assoluto questo piano, proprio perché è il riferimento totale di un'area, mentre invece la linea soltanto è un valore relativo che non può esistere come un piano in potenza. 100 è il piano in potenza di Dio, ma sarebbe soltanto un valore assoluto e quindi non realizzato, se non fosse realizzato in quella sua parte dimezzata, tanto che sulla base di meno 50 è affermato il valore positivo di 50. E quindi vengono fuori 50 padri, uno sull'altro, e si aggiungono ai 6 padri che indicano il padre al lavoro. E abbiamo il rispetto, nuovamente assoluto, di quello che è stato scritto in Genesi, quando è stato scritto che l'opera divina è di creare il mondo in 7 giorni. 6 di lavoro e 1 il giorno di Dio. Vedete, nell'ottica, quella storica di San Luca, le 56 generazioni a partire da Abramo rispettano in modo sacrosanto, come vi ho spiegato, proprio questo nella 56esima generazione di Gesù Cristo. Quindi io vi invito a riflettere su questo. Io so che ognuno è soltanto quello che Dio gli concede di essere, quindi io non colpevolizzo nessuno per la posizione culturale che egli ha al mondo. Io mi metto proprio nei panni di Dio, che ha assegnato a ciascuno spirito la libertà assoluta del suo spirito, e avendolo fatto non colpevolizzo nessuno di pensarla come la pensa, però non mi esimo dal dire: va bene, sei libero di pensarla come vuoi, però osserva anche queste cose qui, in modo che la tua libertà accresca nella sua possibilità di osservare liberamente
quello che è vero.